La resistenza luce nasce da una premessa. Io per anni ho catalogato tutti i crimini che avvenivano in Italia. Li catalogavo non perché io sia completamente pazzo, ma semplicemente perché ne scrivevo dei libri. Avevo avuto delle commissioni per scrivere dei libri sul crimine e questo facevo. Avevo da poco smesso, perché non si può passare la vita a catalogare i crimini, dopo aver scritto 5 libri, l'ultimo ho fatto fatica a finirlo, proprio perché era forse quello più risolutivo, quindi più difficile da affrontare. E mi sono liberato un po' di questa ossessione per il crimine, scrivendo da un lato un monologo teatrale dedicato proprio a questa ossessione, dall'altro cercando di pensarci il meno possibile, di bypassare tutte le notizie di cronaca nera, eccetera. Un pomeriggio però, siccome sono sempre in rete, ricevo una notizia, ho letto la notizia che in un paese del nord un anziano era uscito sul balcone di casa, imbracciava un fucile, si era messo a sparare sui passanti e aveva ucciso 3 persone. Non era una notizia nuova, cioè ne succede almeno una volta all'anno una cosa del genere in Italia. Nel mondo sono quasi incalcolabili questi momenti di follia, un momento di follia da una parte, disponibilità dell'arma dall'altra, tragedia che si compie. La novità arrivò a sera, quando a seguito di quella notizia ne arrivò un'altra. La polizia non riusciva a bloccare questo uomo che si era messo a sparare, aveva chiesto prima di tutto alla magistratura,